65 anni prima, quando finalmente, dopo pochi anni, l'attività cessò. In realtà già nel 22 doveva cessare, poi c'è una fase di pulizia dei pronti di cava, insomma, andò avanti per qualche anno. Queste sono le aree di cava presenti in zona. C'è la cava Merlino, già Pogliotti, che attiva fino al 38, diciamo almeno come autorizzazione, anche se andrà avanti fino agli anni 50-60. Poi c'è la cava Astarita vera e propria, che troviamo invece in alto a sinistra, che finisce la sua attività nel 25, poi viene completamente abbandonata. E poi c'è la cosiddetta cava Domenico Vitale, Conca Azzurra, che terminerà con il 38, ufficialmente, anche se continuerà con la fila di pulizia. Questi sono i ruderi del Portiglione, come si presentavano nel 40. Preparato una sorta di vista aerea, abbiamo fatto fare delle riprese aeree da Fulvio Agone, che ringraziamo perché è stato gentilissimo, sulla quale dovrebbe esserci una base musicale, quindi non so se riusciamo ad attivarla. Vabbè, non parte, non è un problema. Mentre scorrono le immagini, che più o meno ripercorrono ciò che abbiamo commentato fino a questo momento, io direi di procedere alla consegna degli attestati, in modo da accelerare un po' i tempi. Quindi vorrei che i ragazzi che hanno partecipato al corso di restauro con le docenti si avvicinassero a me. Forza ragazzi!